Mario Catapano, anche lei qui in piazza, quale dei tanti punti trova più incomprensibile e si sente, su quale si sente meno ascoltato? Allora, sicuramente mi fa piacere vedere questa piazza gremita, quindi vuol dire che praticamente i motivi sono tanti e sono tutti serissimi. Se devo puntare su qualcuno in particolare, direi prima di tutto i pochi investimenti che sono stati fatti sul personale della scuola, perché ci diranno che sono stati investiti 17 miliardi, ma non è così, ma sulle infrastrutture. Il vero investimento sulla scuola, sui 33 miliardi di manovra finanziaria, sono soltanto lo 0,62% destinato al personale scolastico. Una miseria. Però le infrastrutture è già un passo avanti. Un passo avanti, ma bisogna investire su chi la scuola la fa tutti i giorni, chi lavora nella scuola. È troppo tempo che siamo stati buoni per, come dire, si è sempre fatto leva sulla buona volontà, sul buon senso, questa parola molto utilizzata nel mondo della scuola, il buon senso, no? Però adesso basta, adesso lo slogan lo mettiamo noi e diciamo adesso basta, perché con governi che vivono sempre di slogan, nell'Italia al centro del paese, e oggi che ne so, la scuola affettuosa di Bianchi, oggi gli slogan li facciamo noi e diciamo adesso basta, iniziando dal precariato per passare poi a quelli che sono anche le manovre a costo zero che non ha fatto questo governo, non solo gli investimenti in termini economici ma anche le manovre a costo zero. Pensiamo per esempio ai vincoli sulla mobilità, perché per non interrompere la continuità, quando poi hanno invece la scuola dove al 30% è formata da precari. Quindi una scuola uso e consumo, basta, non è più così, bisogna investire di più sulla scuola. Basti pensare anche al divario che esiste nelle stesse pubbliche amministrazioni. Noi siamo sostanzialmente quelli più poveri in ambito dell'amministrazione. A parità di requisiti fra un docente laureato con 8 anni di servizio e 8 anni di anzianità dal punto di vista anagrafico, rispetto a uno stesso collega di un altro ministero, c'è un divario tra i 300 e i 350 euro. Lei avrebbe preferito iniziare dal personale ATA e docenti e tenere in secondo piano le infrastrutture, quindi una scuola fatiscente e pericolosa? Assolutamente no. Tutto a tempo debito, ma il personale docente ATA è stato per troppo tempo, scusate, dimenticato. Quindi sì le infrastrutture, ma un occhio in più al personale andava dedicato in questo momento.